L'esercizio a pagina 1, numero 1. Sia U di X1, X2A, la funzione di utilità di un consumatore è uguale a X1 meno A, X2 più 2A. Poi siano P1 uguale a 2 e P2 uguale a 1 i prezzi dei beni, e sia M uguale a 8 il reddito del consumatore. Si supponga ora che P1 si riduca del 50%, e quindi il prezzo di P1 passa da P1 primo uguale a 2 meno il 50% a P1 secondo uguale a 1. Si calcola la variazione complessiva della domanda del bene, l'effetto sostituzione, l'effetto reddito, e infine si specifichi la natura del bene, specifichi la natura del bene in funzione dei valori assunti dal parametro A. Quindi dobbiamo sapere in funzione del parametro A se il bene è ordinario o normale, ordinario inferiore o inferiore, e quindi dobbiamo costruire quella tabella. Ho lasciato la tabella perché ci serve, ho lasciato il disegno a lavagna che continua a valere. Cosa dobbiamo fare qui? Dobbiamo, sempre in funzione del parametro A, determinare i punti x1 secondo, x1 primo, x1 terzo, calcolare l'effetto reddito e l'effetto sostituzione, vi ricordo che lo scrivo qui, è delta x1 uguale x1 secondo meno x1 terzo, delta x1 reddito, più x1 terzo meno x1 primo, delta x1 sostituzione. E poi dobbiamo andare a studiare i segni, sempre in funzione del parametro A, e costruiremo la nostra tassonomia, quindi la nostra classificazione del bene. Iniziamo a calcolare x1. Primo, cosa dobbiamo risolvere? Dobbiamo risolvere il problema della scelta ottima del consumatore nelle condizioni iniziali. Vi ricordo che lo scrivo qui perché vi serve un po' di spazio, questo vale sempre. M uguale x1 più 1 più x2 più 2, e inoltre P1 su P2 uguale DU su DX1 diviso DU su DX2. Questo è il problema generico, la soluzione generica del problema della scelta ottima del consumatore, dobbiamo risolverlo nelle condizioni iniziali, quindi con P1 uguale P1 primo. Quindi il reddito M, 8, è uguale a X1 più 1 primo per 2 più X2 per più 1 secondo per 1, e inoltre più 1 su P2, quindi 2 diviso 1 uguale DU su DX1 X2 più 2A diviso DU su DX2, quindi X1 meno A. Dunque da qui possiamo scrivere che X2 è uguale a 8 meno 2X1. Quindi qui possiamo scrivere che 2x1 meno 2a è uguale a 8 meno 2x1 più 2a, da cui viene fuori che x1 è uguale a 8 meno 4a diviso 4, quindi è uguale a 2 meno 2a. Qui abbiamo risolto il problema della scelta ottima del consumatore nel caso iniziale. Segniamoci il risultato, ce lo scriviamo qua, quindi x1 primo, ovviamente poi c'è anche la soluzione in x2, ma non ci interessa, e quindi x1 primo è uguale a 2 meno 2a meno a, sì, grazie, quindi 8 meno 4a, sì, diviso 4, 2 meno a, corretto, grazie, d'accordo? X1 primo uguale appunto a 2 meno a. Domande? Andiamo a risolvere il problema adesso per la retta R2, quindi andiamo a calcolare le coordinate di x1 secondo. Cosa dobbiamo fare? Il reddito è sempre lo stesso, la retta R2 è caratterizzata sempre dallo stesso reddito, però il prezzo è P2 secondo. Quindi
il prezzo più uno secondo, chiedo scusa, cioè uno. Quindi cosa cambia in questo sistema? Qui ci dobbiamo mettere uno e qui ci dobbiamo mettere uno. Quindi vediamo, se no cerchiamo di essere troppo veloce, facciamo peggio. E quindi qui viene x2 uguale 8 meno x1, e qui viene x1 meno a uguale x2, cioè 8 meno x1 più 2a, da cui x1 uguale 8 meno 3a diviso 2. E questa è la soluzione di x1 secondo, uguale 8 meno 3a diviso 2. D'accordo? Domande? Bene, calcoliamo x1 terzo. Per calcolare x1 terzo dobbiamo risolvere il sistema con i prezzi uguali a quelli finali, quindi il prezzo P1 secondo uguale a 1, ma il reddito deve essere uguale al reddito fittizio M'. Calcoliamo M'. Deve essere M' uguale ad M più delta M. E delta M deve essere uguale a x1' delta più 1. Questo abbiamo appena visto qualche minuto fa. Sostituiamo x1', abbiamo detto che è 2 meno a, delta più 1, attenzione ai segni, è 1 meno 2, più 1 secondo meno più 1 primo. Quindi questo non è altro che a meno 2. E quindi m' sempre attenzione ai segni, uguale ad m 8 più delta m, quindi più a meno 2, e quindi è uguale a 6 più a. M' è uguale a 6 più a. Quindi ritorniamo nel sistema, questo non ci serve più. Cosa cambia? Questo ci andava bene perché già i prezzi erano quelli finali, quello che vale è il debito. Qui dobbiamo metterci il debito M' uguale a 6 più A. Risolviamo e viene fuori, ad esempio, x2 è uguale a x1 meno 6 meno A, da cui x1 meno A uguale a x2, cioè a x1 meno 6 meno a, più 2a. Abbiamo fatto qualche errore, sparisce x1, vediamo dove abbiamo sbagliato, 6 più a, quindi vediamo un poco, quindi x2 è uguale, sì, ho sbagliato qui, chiedo scusa. Allora, x2 è uguale 6 più a meno x1, no, ho sbagliato, e quindi sostituisco qui dentro e viene fuori x1 meno a uguale 6 più a meno x1 più 2a. Adesso ci proviamo, da cui viene che x1 è uguale a 6 più 4a diviso 2, cioè è uguale a 3 più 2a. E questo è x1 terzo. X1 terzo uguale a 3 più 2a. D'accordo? Bene. E a questo punto possiamo riassumere questi risultati.
di controllare i risultati, perché mi servono risultati. La verità, perché abbiamo fatto qualche errore, bisogna solo verificare se sono corretti. Dunque vediamo, abbiamo detto che x1' è perché non me li ritrovo? Un attimo solo, perdonatemi, li faccio i conti perché mi sembrano diversi dai risultati che ho, che dovrebbero essere 2 più A, infatti i segni mi sembrano sbagliati, 8 più 3 a mezzi. Allora, un attimo velocemente i conti, vi faccio il caso iniziale, per essere sicuro di non aver sbagliato. M era M 8 uguale a 2x1 più x2 ed era più 1 su p2, quindi 2 su 1 uguale du su dx1, quindi x2 più 2a diviso du su dx2, quindi x1 meno a. Non se abbiamo fatto corretto, quindi veniva x2 uguale 8 meno 2x1, e qui veniva 2x1 meno 2a uguale a 8 meno 2x1, e poi c'era più 2a, corretto? Sì. Dopodiché veniva x1 uguale 8 più 4a diviso 4, e quindi veniva 2 più 2a, non 2 meno 2a. Adesso ci troviamo 2 più 2a, 2 più a, 2 più a, scusate la confusione, ecco qua, 2 più a. Infatti non mi ritrovavo con i segni, adesso vi ho rivisti i risultati, d'accordo? Quindi x1, primo, correggo, 2 più a. Rivediamo anche il secondo, x1 secondo, dove qua ci voleva l'1 e qua ci voleva l'1. Quindi qua viene uguale a 8 meno x1, 8 meno x1, dopodiché qua viene 8 meno x1, x1 meno a uguale a 8 meno x1 più 2a, da cui viene x1 uguale 8 più 3a diviso 2 e non meno 3a, 8 più 3a diviso 2, d'accordo? E così abbiamo corretto anche il secondo. Ci siete? X1 secondo, benissimo. Dopodiché abbiamo calcolato il reddito m' uguale ad m più delta m. Ovviamente dobbiamo risistemare questo, delta m uguale x1' delta più 1,
quindi x1' è uguale a 2 più a, 2 più a per 1 meno 2, e quindi è uguale a meno 2 meno a. Ho sbagliato il primo segno, poi ho sbagliato tutto, e quindi m' è uguale ad m 8 più delta m meno 2 meno a, quindi uguale a 6 meno a. Adesso sì, d'accordo? 6 meno a, da cui qui dobbiamo cambiare la prima equazione, e questo deve essere 6 meno a uguale x1 più x2. Risistemiamo il terzo sistema, e quindi ad esempio viene fuori x2 uguale 6 meno a meno x1, da cui x1 meno a uguale 6 meno a meno x1 più 2a, da cui meno a e meno a vanno via e viene x1 uguale a 6 più 2a diviso 2 uguale a 3 più a, e questo è x1 terzo 3 più a. Adesso ci vediamo. Ecco qua, questi sono i risultati corretti, d'accordo? Avete corretto? Benissimo. Risolti i sistemi, possiamo arrivare a eliminare tutto questo e andare a calcolare gli effetti reddito ed effetto sostituzione. Effetto sostituzione, x1 terzo meno x1 primo, quindi delta x1 sostituzione uguale x1 terzo 8 più 3a mezzi meno x1 primo 2 più a meno 2 più a, x1 terzo, questo oggi proprio non siamo in grande forma, x1 terzo 3 più a meno 2 più a, e questo viene facile perché viene uguale a 1. E poi l'effetto reddito invece, delta x1 reddito, che è uguale a x1 secondo meno x1 terzo, quindi uguale a 8 più 3a mezzi meno x1 terzo meno 3 più a, meno 3 più a, quindi uguale a 2, questo è 2 per 3 è 6, quindi qua viene 8 meno 6 è 2, e qui abbiamo 3a, quindi più a, 2 più a mezzi, e questo è l'effetto reddito. L'effetto totale, delta x1 è uguale a delta x1 sostituzione più delta x1 reddito, quindi uguale a 2 più a mezzi più 1, e quindi uguale a 4 più a mezzi. Devo dire, per quanto inutile dal punto di vista concettuale, però io consiglio sempre di fare la controprova per vedere se non abbiamo fatto errori. Evidentemente deve essere l'effetto totale uguale a x1 secondo meno x1 primo, quindi 8 più 3 a mezzi meno 2 più a. Vediamo se ci troviamo, perché potremmo aver sbagliato i calcoli. Questo deve essere uguale anche a 8 più 3 a mezzi x1 secondo meno x1 primo meno 2 più a, e questo viene 2 per 2 è 4, e quindi 4, 2 per a, e quindi a, ci troviamo, d'accordo? Abbiamo solo rifatto la controprova per vedere se non abbiamo fatto errore. Quindi, risposta alle prime domande, questo è l'effetto di sostituzione, questo è l'effetto reddito, questo è l'effetto totale. Rispondiamo all'altra domanda: dobbiamo applicare una questa tabella per vedere che tipologia di bene è, ovviamente in funzione del parametro a. Bene, in questo caso che cosa abbiamo? In questo caso abbiamo che delta più 1 è uguale a 1 meno 2, quindi è negativo, minore di 0. La prima cosa che notiamo è che delta x1
sostituzione è sempre maggiore di 0, qualsiasi sia il parametro A, così come ci dice Slutsky. Quindi di scorte tutta la colonna è verificata come ovviamente dovrebbe essere. Dobbiamo andare a vedere invece il segno dell'effetto reddito. La prima riga, ordinario normale, si ha quando delta x1 r è discorde, cioè quando anche delta x1 r è maggiore di 0. In questo caso quindi quando 2 più a mezzi è maggiore di 0. D'accordo? E quindi quando A è maggiore di meno 2. Quindi in questo caso cosa abbiamo? Che il bene sarà ordinario normale, lo scrivo qua a fianco, quando A è maggiore di meno 2. Evidentemente quando A è minore di meno 2 l'effetto reddito sarà concorde. Dobbiamo andare a vedere quale, in quale caso stiamo in questa riga e in quale caso stiamo in questa riga. Vediamo, quindi per A minore di meno 2 delta x1 r è minore di 0. Quindi delta x1 r minore di 0 per ogni A minore di meno 2. Dobbiamo andare a vedere quando ci troviamo in queste condizioni, cioè quando delta x1 s in valore assoluto è maggiore di delta x1 f in valore assoluto. La delta x1 s è sempre uguale a 1, quindi dobbiamo andare a vedere quando 1, in valore assoluto che 1, risulta essere maggiore di 2 più a mezzi in valore assoluto. Questa è la disequazione che dobbiamo andare a vedere, d'accordo? E questo risulta evidentemente quando vediamo delta x1 r 2 più a mezzi, sì, quando è A compreso tra meno 1 e meno 2. Meno 4 e meno 2 dovrebbe essere così, e questo è verificato quando A è compreso tra meno 4 e meno 2. Quindi per A compreso tra meno 4 e meno 2 siamo in queste condizioni: meno 4 minore di A minore di meno 2. Mentre invece A minore di meno 4 è evidentemente la terza riga della tabella. Vediamo se ci troviamo con i risultati. Sì. D'accordo? A minore di meno 4, siamo invece in quest'altro caso. Quindi, riassumendo, abbiamo che il bene è ordinario normale quando A è maggiore di meno 2, il bene è ordinario inferiore quando meno 4 è minore di A e minore di meno 2, e quando A è minore di meno 4 il bene è di if inferiore. Ovviamente va con i segni di diseguaglianza stretta, perché a rigore quando abbiamo l'eguaglianza non siamo né in un caso né nell'altro, quindi non c'è nessuna dipendenza da uno e dall'altro parametro. D'accordo? Domande? Va bene, volevo concludere facendo un altro esercizio molto breve, che è questo. Sì.
Facciamo l'esercizio a pagina 22, numero 2. Un po' breve, si risolve subito. E poi la volta prossima concluderemo l'argomento e faremo altri esercizi. Allora, 22, numero 2. Questa volta non viene data la funzione di utilità, ma viene data direttamente la funzione di domanda, sia x uguale 5t meno m, la funzione di domanda di un bene, dove m è il reddito, p è il prezzo, x è la quantità, sia inoltre m uguale a 1 il reddito, p uguale a 2 il prezzo del bene. Si supponga che il prezzo del bene aumenti del 50% e quindi passi da primo a t secondo uguale a 3. Determinare variazione complessiva della domanda del bene, effetto sostituzione, effetto reddito, e aggiungo io, anche se non c'è scritto, determinare anche la tipologia del bene. Allora, non dobbiamo fare altro che calcolare i punti, però qui non c'è bisogno di risolvere il problema della scelta ottima del consumatore, perché c'è già la funzione di domanda, quindi bisogna solo sostituire l'intento. Quindi evidentemente x primo, qui c'è un solo bene, quindi è data la funzione di domanda direttamente del bene considerato, sarà uguale a 5p' per 2 meno il reddito meno 1, quindi uguale 10 meno 1, 9. X secondo invece è uguale a 5 per 3 meno 1, uguale 14. Dobbiamo calcolare x terzo, per calcolare x terzo prezzi finali, ma reddito fittizio m', con m' uguale ad m più delta m, e vi ricordo delta m uguale x' delta p. Banalmente x' è uguale a 9, delta p è uguale a 3 meno 2, quindi questo abbiamo uguale a 9 per 1, cioè 9, e quindi m' è uguale ad m 1 più delta m più 9 uguale a 10. E quindi x terzo dobbiamo scrivere uguale a 5 per il prezzo finale, cioè 3, meno m primo, meno 10. 15 meno 10 uguale a 5. E riassumendo, delta x uguale x secondo meno x terzo più x terzo meno x primo, delta x reddito, delta x sostituzione. Quindi delta x reddito uguale x secondo meno x terzo uguale a 14 meno 5 uguale a 9. E delta x sostituzione invece uguale x terzo meno x primo, e quindi uguale a 5 meno 9, e quindi uguale a meno 4. Da cui delta x uguale alla somma dei due effetti, cioè 9 meno 4 uguale a 5. E facendo la controprova è uguale a 14 meno 9, che è sempre uguale a 5. Che tipologia di bene è? Rispondete voi. Di GIF è inferiore, è corretto. Infatti delta P è maggiore di 0, l'effetto sostituzione è discorde, negativo, l'effetto reddito è concorde, positivo, e in valore assoluto l'effetto reddito è maggiore dell'effetto sostituzione, e quindi stiamo in questa terza colonna. Bene di Giffen inferiore. D'accordo? Domande? Va bene, ci vediamo venerdì.